Buongiorno, ben svegliati e bentornati a Prima di Tutto. Questa mattina, dopo la rassegna stampa, vi parleremo di un'iniziativa dell'UNICEF e lo faremo con la responsabile dell'UNICEF di Teramo, Amelia Rubicini. Poi viene a trovarci il consigliere comunale Alfonso Di Sabatino Martina. Ieri in Consiglio Comunale è stato approvato il PEF, il Piano Economico e Finanziario della TEAM, con 17 voti della maggioranza. Hanno votato a favore anche i tre consiglieri del gruppo Teramo soprattutto, ma hanno dato un ultimatum al sindaco e hanno detto se le cose in maggioranza da domani in poi non cambieranno, noi non voteremo il bilancio e vedremo cosa ci dirà questa mattina Dodo Di Sabatino Martina del gruppo Teramo soprattutto, ma cominciamo subito e vediamo che tempo farà nelle prossime ore, poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree montane, sereno sulle aree litorane e collinari, neve oltre i 1800 metri. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici, poco nuvoloso sui settori orientali. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui rilievi, sereno sulle zone adriatiche. Temperature in aumento, massime comprese tra 11 e 14 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 22 e 25 gradi sulle pianure adriatiche, venti moderati occidentali, mare quasi calmo o poco mosso. In provincia di Teramo, al mattino parzialmente nuvoloso sulle zone collinare e montane, sereno sulle zone litoranee. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici, sereno sulle aree orientali, nevicate al di sopra dei 1800 metri. Tra sera e notte parzialmente nuvoloso sui settori interni e sui rilievi, sereno sui settori marittimi, temperature in aumento, massime comprese tra 18 e 21 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 21 e 24 gradi sulle coste, venti deboli o moderati meridionali, mare poco mosso. Iniziamo la rassegna stampa con il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina Samira chiede una pena ridotta. Ho ucciso le mie bambine, ma non ero in me. Il PM si oppone. Samira è la mamma della provincia di Teramo che nel 2015 in Inghilterra uccise le sue due ragazze. E poi la storia che arriva da Roseto, lo studente del Moretti di Roseto, salvata la sua gita, la gita del ragazzo disabile, grazie all'intervento di un mezzo dell'unità. Nelle cronache Consiglio Comunale a Teramo, Dodo salva Bruchi e dice ma è l'ultima volta. Presentato ad Alba Adriatica un nuovo movimento civico per la Val Vibrata. A Pescara caccia ai banditi, armati e pericolosi, assalto ad un blindato sull'A14, sparano alla polizia e fuggono. Tutti i dettagli della sparatoria, dell'assalto al blindato. Sparano alla polizia e fuggono, agguato da film al portavalori. In quattro mascherati sequestrano un tir e bloccano la 14, poi fuggono con quella pistola conto, creduto di morire. Il racconto dell'autista del camion messo di traverso per bloccare il traffico. I banditi, racconta l'autista, avevano i giubbotti antiproiettile. Mi hanno detto di abbassare la testa. È un mestiere delicato, serve esperienza. Il responsabile della sicurezza dell'Istituto di Vigilanza Aquila esclude la complicità dei dipendenti. Venti di guerra, emergenza frontiere, Libia, Italia pronta ad un doppio impegno. Da Roma militari per proteggere la sede ONU e addestratori, allarme attentati dagli USA, ma i nostri servizi smentiscono. L'Austria intanto tira dritto, controlli Brennero sono inevitabili, dice. Politica, incubo tangenti, indagato il presidente del PD Campano, secondo l'accusa Stefano Graziano avrebbe avuto il sostegno dei casalesi nell'elezione in consiglio regionale. La salute dell'Italia, la speranza di vita giù per la prima volta, crolla la prevenzione, ma in Abruzzo si vive un pochettino di più. Appalti al palo in Abruzzo, ciclabile della costa, iter senza fine. La lentocrazia fonda la pista della provincia di Chieti e non si sblocca, scatta il taglio ai fondi. Ad Ortona intanto va avanti per ora il deposito GPL. Per la Fondovalle Sangro, progetto da rivedere,
Lo avevamo detto, il tracciato scelto, si legge nell'articolo del centro, non considera il rischio delle frane. E andiamo alle notizie dalla provincia di Teramo. Il caso, nuova udienza davanti alla corte inglese. Ho ucciso le mie figlie, ma non ero in me. La giovane mamma Samira Lupidi chiede di essere giudicata con responsabilità attenuate, ma il procuratore si oppone. Il reato invocato è una tipologia di omicidio volontario meno grave che contempla nell'ordinamento inglese e che prevede attenuanti in caso di situazioni particolari. In bilico fra tre ASL, infermiera vince la causa, rifiutata a Teramo, non ha comunicato che lavorava ad Ancona pur essendo dipendente a Rimini. Al convegno degli avvocati all'Università Sansonetti presenta il nuovo quotidiano Il Dubbio. Confindustria, un convegno è stato organizzato sui costi dello stress da lavoro. La crisi in comune a Teramo, il Consiglio, Brucchi salvato da un atto di fede, è quello del gruppo di Alfonso Di Sabatino che vota a favore dei conti della Team, ma avverte, questa è l'ultima volta. Senza un accordo il bilancio non passa, ha detto Di Sabatino Martina. Le Poste vogliono indietro l'IVA pagata sulla tassa rifiuti, presentato un decreto ingiuntivo al Comune di Teramo. Il Cives sulla guerra tra volontari, niente sede al gruppo di Mosciano. L'Associazione di Protezione Civile Teramana chiede al sindaco di sospendere il provvedimento. Il presidente D'Ubaldo, forse è stato tutto un equivoco, ma ora si deve tornare indietro. L'Istituto Tecnico Alessandrini in visita a Montecitorio, c'è la foto pubblicata sul centro degli studenti in visita a Roma. Danneggiata la vetrina di un bar, colpi di mazza contro il Caffè Novecento, tentato furto oppure un gesto vandalico? Venerdì a Montorio in scena lo spettacolo per i 20 anni di Emergency, si intitola Stupido Risico ed è uno spettacolo contro la guerra. Andiamo avanti con le altre notizie sempre dalla provincia di Teramo. A Montorio, piscina, sfilano i dipendenti da mesi senza stipendio. I lavoratori in corteo chiedono l'aiuto dell'amministrazione comunale. Momenti di tensione quando la titolare taglia i lucchetti per entrare nell'impianto chiuso. A Colledara, strada provinciale franata da un anno, pericoli e proteste. Ragazzi teramani premiati per un surf, il gruppo Mecca Studio progetta una tavola di legno economica e vince l'Open Design Italia. Parcella esosa, il giudice ordina di restituirne la metà. Tortoreto, il titolare della DIR, fa causa al commercialista che ha presentato una parcella da 57.000 euro. Ora il professionista dovrà ridargli 27.367 euro. La ASL potenzia la struttura di Sant'Atto per i bimbi autistici, 12 posti in più nel centro. A Nereto, impiegato muore di infarto per un infarto all'interno di un'azienda tessile. Ruffini visita i bambini malati, oggi il campione di nuoto nella pediatria dell'ospedale di Teramo. L'iniziativa è della Fondazione Angelini. Volley Under 14, le ragazze di Montorio, laureate campionesse provinciali. Basta con i politici teramani, la vallata ha il suo movimento. Il nuovo gruppo civico si chiama Val Vibrata Monti della Laga per coprire anche Valle Castellana. Lo presiede l'ex sindaco di Tortoreto, Domenico Di Matteo, con Tito Rubini e altri promotori. Villaggio Salinello, spiaggia da raddoppiare a Tortoreto. Il TAR ordina di rivedere il piano demaniale entro 60 giorni. Altro ostacolo per la giunta. A Martinsicuro, lite con coltello per una donna, in due si sfidano anche con una mazza da baseball e lei chiama il 112. Ancora in protesta le addette ai pasti negli ospedali che sono senza lavoro dal 1° di aprile, ieri c'è stato un sit-in davanti all'ospedale di Sant'Omero. Tassa rifiuti, niente sconti a commercianti e anziani. La Commissione Bilancio conferma i tagli e prevede esenzioni solo in pochi casi. Via libera al passaggio del mercato ittico alla Giulianova Patrimonio. Ancora Giulianova, accordo tra INPS e ambito sociale, aiuti a 50 famiglie. Splendore, pochi soldi per pagare la festa. Grande successo di pubblico, ma il presidente del comitato avverte in calo le offerte dei cittadini.
Visita al Duomo e alle cisterne romane, molti all'iniziativa dell'Archeoclub organizzata a Giulianova. A Roseto, studente disabile rischia di saltare la gita, lo aiuta l'Unitalsi. I volontari rispondono all'appello dell'Istituto Moretti, che non trova nessuna agenzia di bus con mezzi dotati di pedana. La preside, spero che la nostra iniziativa possa aiutare ad evitare altre sofferenze. Per la politica lo slogan di Pavone citato dall'Espresso, scelto per campagne elettorali da incubo. Rapagnà cerca candidati, il Movimento 5 Stelle contro i sondaggi. È tutto per la provincia di Teramo, vediamo le notizie dalla provincia di Pescara, iniziamo con il comune di Montesilvano. La cronaca, l'inseguimento, ladro in fuga a 200 all'ora, arrestato, albanese in bocca, rotatoria contro mano, sperona ai carabinieri e danneggia due auto, fermato con gli spari alle gomme. A Pescara il mare inquinato, il sindaco vieta i bagni su metà litorale, interdetto il tratto che va dal porto fino a Via Ragazzi del 99, colibatteri ancora alle stelle nella zona di Fosso Vallelunga. All'Aquila, Valle Roveto, preoccupati residenti, capistrello, incontro ravvicinato con l'orso, sceso dalle montagne e si è avvicinato alle case, filmato da un imprenditore, ora forestale e guardia del parco, lo cercano nei dintorni e tra i boschi. Vedete proprio nella foto dell'articolo l'immagine dell'orso che si è avvicinato ai centri abitati. Per quanto riguarda Chieti, ospedale, contratti da annullare e regolare il concorso bis per psicologi. I professionisti in graduatoria a Pescara diffidano l'ASL di Chieti. Bisognava pescare subito i nominativi della prima lista. Per la cultura e gli spettacoli, ciclismo, il libro Shock, il ciclista Di Luca, confessioni di un dopato. Così fanno tutti, racconta l'atleta. Per quanto riguarda lo sport, il calcio di Serie B, Pescara in volo, Fiorillo, darei un braccio per andare in Serie A. Il portiere, guai a rallentare adesso, il terzo posto è fondamentale. La Padula in nazionale, non ci sono conferme, il web impazzisce per l'ipotesi di una chiamata di Conte, il futuro del bomber è sempre più Genoa. Lanciano, il tecnico Maragliulo, le penalizzazioni non ci pensiamo. Il tecnico dice nelle ultime quattro gare per salvarci è vietato sbagliare. Rocca rientra stasera dalla nazionale, Turchi e Boldor non si allenano. Iniziata la prevendita dei biglietti ad Avellino. Per il campionato di eccellenza va stesa in Serie D, Colavitto pronto a restare, Iaboni, grande gruppo, il tecnico, se il club vuole mi piacerebbe aprire un ciclo in biancorosso, il trequartista, ho vinto tanti campionati ma questo è stato il più difficile. Per la Lega Pro le Abruzzesi, l'Aquila, due giornate a Savelloni, il portiere espulso a Rimini, Teramo aspetta la SPAL e anche nuovi dirigenti. Scherma, gli sciabolatori dell'Accademia di Pescara promossi in Serie B1. Per il basket di A2, Roseto verso i playoff, petardo e fumogeno, altra multa di 3.000 euro. McEnergy, nuova sanzione per le intemperanze di sabato sera contro Trieste. Cimorosi, quest'anno superati 15.000 euro, ci pagavamo un giocatore, ora basta. Muffi e Toto, oro alle Naiadi, nuoto paralimpico, le due atlete teatine svettano ai campionati italiani. Per il rugby la Polisportiva L'Aquila ospita il Super Challenge Under 14. Podistica delle contrade, Giovannangelo fa il vuoto. La Benelli ai tecnici, qui il volley è in crescita perché lavorate bene. La Benelli è l'ex capitano della Nazionale Donne. Ancora per il volley, Pescara vince il trofeo delle province. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme gli altri due quotidiani locali. Riprendiamo la rassegna stampa con il quotidiano La Città. Dalla prima pagina un consiglio da cinema sulla Team. Consiglieri in ritardo, clamorose uscite di scena, ultimatum al sindaco. Alla fine il PEF passa a maggioranza con 17 voti. A Roseto in gita con Unitalsi, studente disabile, rischiava di non partecipare, è riuscito a partire perché è intervenuta l'Unitalsi con un mezzo e con dei volontari.
Abruzzo, la polizia blocca l'assalto al portavalori. Quattro uomini armati provano a mettere le mani su 1,5 milioni di euro, bloccando l'autostrada. L'inseguimento, i rapinatori si sono allontanati a bordo di un furgone rubato, ma sono stati intercettati da una pattuglia della stradale. Dopo un breve inseguimento hanno sparato alcuni colpi verso i poliziotti e dopo aver dato fuoco al furgone si sono dileguati a piedi. Cronaca, albanese residente a Teramo, arrestato all'Aquila per spaccio di droga. La crisi in comune, il consiglio sulla Team è un cinema. La scena, consiglieri che arrivano in ritardo, uscite di scene clamorose, ultimatum e proclami, clima surreale tra i banchi di maggioranza. Ultimatum al lupo, ennesima scena di Dodo Di Sabatino che nel voto poi si allinea, ma questa, fa sapere, è l'ultima volta. La sostanza, alla fine il piano economico e finanziario della Team passa con 17 voti di maggioranza, lo sostengono Futuro In, Nuovo Centrodestra, Teramo Soprattutto, Forza Italia e Civica del Sindaco. I dalmati se ne vanno, fratelli divisi, sbracce assente, Micheli si astiene. Morso dell'opposizione, la Marroni batte sul conflitto di interesse, la Cardelli chiede un'assunzione di responsabilità. Il Leone ferito, il sindaco Brucchi in affanno, prova di nuovo ad esternalizzare i problemi dei suoi con un arringa al PD. Samira a giudizio senza alcun attenuante, la Corte di Bradford rigetta l'incapacità di intendere, al processo del 9 maggio l'accusa sarà di omicidio. Duplice infanticidio, il 17 novembre del 2015 la 24enne di Martinsicuro ha ucciso entrambe le figlie con un coltello da cucina. I ragazzi feriti, l'Erasmus era ubriaco, l'altro tentava il suicidio. Nessuna aggressione dunque in centro storico a Teramo. La sede alla Gran Sasso va revocata subito. Faida tra volontari, la Cives chiede al sindaco di cancellare il privilegio concesso all'associazione moscianese. La ditta ha seguito il progetto del comune. Nonostante i problemi, la rotonda ovale è collaudata ed eseguita a regola d'arte a Teramo. A San Nicolò è successo, a San Nicolò in una stazione di servizio, una signora è morta al volante dopo un malore alla stazione di servizio di San Nicolò a Tordino. Il riconoscimento, l'ACI premia veterani, pionieri e super pionieri al volante. La cerimonia di consegna degli attestati domani alla Fratellanza Artigiana. L'impresa sui pedali, prima tappa funestata dal vento, gli ultraciclisti teramani sono partiti alla volta dell'Etna. La partenza alle 8 al casello di Roseto nella foto di sinistra, in quella di destra l'arrivo alle 18 a Candela in provincia di Foggia. Piscina di Montorio, la protesta scende in piazza, i dipendenti in attesa del pagamento di 7 stipendi in corteo dagli impianti sportivi fino al municipio. Senza soldi non si nuota, la frase scritta sullo striscione che ieri mattina ha aperto il corteo che ha attraversato le strade di Montorio al Vomano. Nonostante la diffida del comune, la società ancora non paga il dovuto. È sempre a Montorio, la guerra è una cosa da stupidi con lo spettacolo di Emergency. I bandi, la regione punta sull'agricoltura bio, in arrivo 30 milioni di euro. Il piano di sviluppo rurale prevede un investimento spalmato in 5 anni per promuovere e valorizzare il settore. A Martinsicuro, rivali in amore si affrontano a coltellate. Non accetta la fine della relazione e affronta il nuovo partner della ex. È successo a Martinsicuro, l'intervento dei carabinieri ha impedito che i due rivali in amore si scontrassero. A Sant'Omero, oggi il consiglio sulla piattaforma dei rifiuti, venerdì trasferta a Pescara. A Nereto, muore per un infarto mentre lavora in fabbrica. Il 52enne Massimo Bertini si è sentito male durante un controllo sulla qualità. Associazioni, nasce il movimento Val Vibrata Monti della Laga, il comitato civico guidato dall'ex sindaco di Tortoreto, Domenico Di Matteo. Cura dimagrante sui dirigenti comunali, dei 3 responsabili tuttora in servizio ne resteranno in carica solo 2. Fondo sociale, i soldi accumulati con il taglio dei compensi di giunta usati per pagare gli assistenti dei nidi. Parco Franchi a Giulianova, a chiosco contestato, Mastro Mauro convoca una conferenza stampa per questa mattina. A Giulianova nuove polemiche sulla convocazione delle commissioni, le opposizioni critiche per i tempi troppo ristretti tra un appuntamento e l'altro.
Festa dello splendore, grande partecipazione, ma fondi sempre più scarsi. Per il responsabile del comitato l'evento tradizionale è a rischio. Roseto al voto. Tutti i candidati si dicono certi del successo. Solo Pavone pensa di farcela al primo turno. Gli altri ritengono invece di spuntarla al ballottaggio. Sempre per le elezioni il candidato sindaco di Città per Vivere è Pio Rapagnan. La curiosità, Ennio Pavone assieme ad Antonio Razzi e Cicciolina. Il manifesto del sindaco finisce nella rubrica Campagne elettorali da incubo dell'Espresso. Istituto Moretti, mai più gite vietate agli studenti disabili. L'accordo con l'Unitalsi permette ad un ragazzo di partecipare al viaggio. È il primo caso in Italia. La chiamata, è bastata una telefonata al numero verde Unitalsi per muovere la macchina della solidarietà e preparare un mezzo attrezzato. Gastronomia, Pineto le Virtù si sposano con i granetti e le fave. Torna il tradizionale appuntamento del 1° maggio con novità. Cultura, l'importante è avere passione. Campioni a scuola con Masseroni e Samele, lezioni di sport e vita per gli studenti. Per lo sport, il calcio, ama Dio, il vero Teramo si è visto in casa. Il giudizio del regista biancorosso sulla stagione, potevamo concretizzare meglio il gioco creato. Futuro in stand-by. Il giocatore ha detto: qua sto bene, ma prima finiamo il campionato, poi andrò in vacanza e al ritorno ne parleremo. Lupo non lo conosco, con la SPAL partita importante per dimostrare di essere alla loro altezza. Seconda categoria, la storia di Bizzarri, il campione che ha preferito restare a Villa Mattoni, il difensore con il vizio del gol, grande protagonista della storica promozione della squadra Sant'Egidiese. Ed è tutto per il quotidiano La Città. Concludiamo la rassegna stampa andando a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano Il Messaggero. A14, assalto da film al blindato, comando in azione a San Giovanni Teatino, un tir per fermare il traffico, in ballo bottino da 1,5 milioni, con la mola i banditi iniziano ad aprire il tetto ma arriva la polizia, spari, caos e poi la fuga a piedi. Gli stipendi grillini per il microcredito alle aziende, in 5 anni da parte 300.000 euro, siamo i primi a farlo, hanno detto i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Assalto al portavalori, terrore sull'A14, il comando di almeno 5 uomini armati ha colpito alle 6.30, ma l'azione è fallita grazie all'intervento coordinato della polizia. I banditi sono riusciti però a fuggire. All'Aquila, freddo, bimbi al gelo negli asili e proteste dagli alloggi post-sisma. Riaccensione delle caldaie a rilento, cittadini costretti a rimedi di fortuna a causa del freddo dei giorni scorsi. A Chieti, muore in casa all'improvviso, verità dall'autopsia, la studentessa di Andria stroncata a casa del fidanzato, disposti accertamenti della PM Ponziani, vista la giovane età della vittima. Teramo, fondi, Team, Brucchi si salva, se serve non corro in regione, l'opposizione del PD abbandona l'aula, in estremis il voto del Gattiano Caccioni, il sindaco non resto sulla poltrona a dispetto dei santi, il bilancio adesso è a rischio. Sanità, aumentano i posti letti per i bambini autistici. Per la cultura, la polemica, Araclio, musei chiusi il 25 aprile, è una cosa assurda. Polizia, ragazzi feriti a Teramo, nessun caso di aggressione, ma uno di loro ha tentato il suicidio. Il dramma, infarto fatale a 52 anni in fabbrica, tragedia alla Fashionable di Nereto. Il caso Cives, l'affitto dei locali, finisce in procura. Arriva la Tari con aumenti a pioggia. A Giulianova scoppia la polemica per i ritardi della consegna dei documenti. Inviate ai consiglieri le decisioni dell'amministrazione. Ancora Giulianova, arrivano Carifermo e l'insediamento di Globo. Martinsicuro, Samira era consapevole di uccidere le due figlie. La corte di Bradford ha respinto la richiesta di incapacità. Il processo è stato fissato per il 9 maggio. A Santomero, discarica di Poggio Morello, c'è un sit-in di protesta. Nasce il comitato di protesta. Venerdì decide la conferenza dei servizi per Roseto Comunali. Rapagnà è il quinto candidato alle elezioni. Sport, calcio,
Serie B, Fiorillo, le mani sulla Serie A per il portiere ex Doriano con Lentella è un quasi derby. Darei qualsiasi cosa per vincere i playoff con questa maglia, ha detto. L'allarme, la Padula, Caviglia ok, Verde fuori per un mese. Lanciano, la salvezza dipende da noi, il tecnico frentano avverte la squadra, possiamo farcela ma niente errori, a cominciare dall'Avellino. Il ciclismo, il libro di Di Luca, doping, tutta la verità, l'ambiente non ti obbliga a doparti, ma ti sollecita. Dietro un campione lavorano e vivono tante famiglie, dice il ciclista abruzzese. Calcio di Lega Pro, l'Aquila si avvicina al recupero di Pesoli. Sempre per la Lega Pro, il Teramo, la carica di Amadio. Ora chiudiamo bene il campionato. Per il basket di A2, Roseto evita la squalifica con Ferentino. Giocherà in casa. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso andiamo in pubblicità e poi incontriamo Amelia Rubicini e parliamo di UNICEF. Sara, dati da fare, che ce ne vogliono tante di queste orchidee UNICEF. Tu dici che ce la facciamo per il 30 aprile e il 1 maggio? Sì che ce la facciamo, nonnolino. E ce la dobbiamo fare, sì. Sapete, al mondo ci sono milioni di bambini costretti a lavorare, comprati, venduti. Noi li dobbiamo proteggere. È ora di piantarla. Scegliete la vostra orchidea UNICEF e ci aiuterete a salvare tutti questi bambini in pericolo. Giusto? Giusto. E lo avete sentito dallo spot, 30 aprile e 1 maggio tornano le orchidee dell'UNICEF anche a Teramo. Ritrovo sempre con grandissimo piacere la mia amica Amelia Rubicini. Io Dorotea non finirò mai di ringraziare te e tutto chiaramente il team di Teleponte che siete sempre così disponibile. Per noi voi siete un mezzo di comunicazione perché sappiamo benissimo che la mattina nessuno si muove senza aver prima dato uno sguardo a Teleponte. Quindi per noi è un troppa mezzo. Grazie. No, ma è vero, adesso è così. Sono io che ringrazio te per questa così, dichiarazione d'amore verso di noi. Allora, l'UNICEF è l'UNICEF, noi l'abbiamo sempre detto, le iniziative dell'UNICEF in teoria non avrebbero bisogno di pubblicità perché è un'associazione internazionale riconosciuta in tutto il mondo e davvero viva Dio esiste l'UNICEF perché tanti bambini forse non riuscirebbero neanche a sopravvivere senza l'aiuto dell'UNICEF. E questa delle orchidee è solo una delle diverse iniziative durante l'anno, vero? Sì, noi generalmente siamo due volte l'anno in piazza, e una volta a ottobre e una volta insomma in questo periodo che poi è sempre intorno ai primi di maggio. E con questa iniziativa, come sempre, andiamo a sostenere i progetti di nutrizione, di sanità, di scuola. Però quest'anno si è aggiunto un'emergenza nuova, che sono quelli dei bambini in pericolo. Bambini in pericolo che sono tutta quella massa di bambini che sono arrivati nei territori europei, di cui non si ha traccia, di cui non si ha... Cioè non bastavano le emergenze non, che le emergenze che già avevamo, fra l'altro non solo quelle. Che noi progetti che abbiamo avviato importanti in paesi in via di sviluppo che stanno dando successi, difatti la mortalità infantile è diminuita, i bambini vanno a scuola, insomma, abbiamo fatto tanto, però poi ci sono questi momenti di emergenza, non abbiamo finito ancora con il terremoto del Nepal che è venuto quello in Ecuador, le guerre si ampliano sempre di più e quindi c'è tutta questa massa di bambini in pericolo che noi dobbiamo comunque aiutare. Cioè io i numeri dei bambini in difficoltà sono... Non sono quantificabili. Non sono, diciamo che l'UNICEF è l'unica, l'UNICEF è l'unica agenzia che può dare i numeri, però questi numeri sono sempre comunque in aggiornamento e sono sempre che ci tolgono il respiro. Quindi ultimamente anche per noi volontari cominciamo a parlare di ciò che abbiamo fatto anche con un pochino d'orgoglio, perché da 20 milioni di bambini che morivano qualche anno fa si sono ridotti a 9.000. Sembra niente, però solo che parliamo di 11 bambini che sopravvivono grazie all'aiuto dell'UNICEF. Dell'UNICEF e di tutti quelli che le associazioni di volontariato eccetera così. Ma soprattutto l'Italia sta facendo una grandissima opera presso l'ONU, presso proprio l'UNICEF, perché voi dovete sapere che l'ONU, quindi l'UNICEF, che è una sua agenzia, si occupa dei bambini, per esempio quelli che stanno arrivando sulle nostre coste fino a che stanno in mare. Nel momento che salgono su una nave italiana diventa territorio italiano e noi comunque non ce ne potremmo occupare. Quindi stiamo facendo una grossa azione e ci stanno venendo incontro in questo.
questo proprio per poterci dare anche poteri in questo senso, perché purtroppo noi, purtroppo e per fortuna, lavoriamo con un mandato ONU, però ci mette anche dei paletti. E questi flussi no, migratori in che misura stanno impegnando, diciamo, l'UNICEF Italia, chiamiamolo così. L'UNICEF Italia tanto, l'UNICEF Italia tanto, che come ripeto, adesso ci stanno dando, stanno un pochino allentando, diciamo, la corda e possiamo andare in prima persona ad occuparci, mentre finora davamo sostegno a tutte le associazioni che comunque possono operare. Cioè, diciamo che quel minimo di rivalità tra le varie associazioni si ha nei posti dove stiamo più o meno bene. Ma nel momento che esiste un'emergenza si lavora tutti quanti in armonia e ci si aiuta e ci si sostiene. Perché... Poi torniamo all'iniziativa del 30 aprile e del 1 maggio, però questo discorso legato a questa emergenza, no, che comunque anche voi vi siete trovati ad affrontare in maniera... Siete abituati, l'UNICEF nasce per aiutare i bambini in emergenza in tutto il mondo, no? E le mamme. E le mamme, e le mamme. Però questa emergenza, no, di questi profughi. Dei profughi è un'emergenza anche da un punto di vista della gestione dei bambini. È una cosa difficilissima, diciamo che noi in questo momento stiamo facendo delle zone protette proprio nei luoghi dove questi bambini sbarcano. Vengono accolti, vengono comunque prestate le prime cure, comunque vengono censiti, perché l'obiettivo sempre primario dell'UNICEF è quello di dare identità al bambino, perché in questa maniera riesce a entrare in un circuito giusto per poter essere aiutato. Cioè, il bambino esiste, ed è importante che esista, gli riesce, insomma, come riconoscimento. E quindi quella è la priorità. Poi chiaramente c'è tutto questo momento di sostegno. Non so se avete visto lo spot del 5 per 1000 dell'UNICEF, che è di una bellezza e di una delicatezza incredibile, dove appunto si rincorre questa palla per giocare, ma si rincorre anche una scuola, si rincorre, insomma, è molto molto poetico. Sono poi gli obiettivi no, quelli classici dell'UNICEF, ai quali poi sono destinati i fondi raccolgono anche grazie al 5 per 1000, quello che noi riusciamo a raccogliere sempre con le nostre manifestazioni. La bellezza dell'UNICEF, io lo dico sempre, come anche di altre, allora è bello fare volontariato, sono tantissime davvero le associazioni di volontariato, che alcune in maniera più visibile perché sono lavorano sul territorio, fra l'altro sul territorio, che magari sono meno, il loro lavoro è meno visibile, però io dico la bellezza proprio dell'UNICEF, l'importanza, no, di essere un'associazione così, così riconosciuta, così riconoscibile, è proprio che uno si fida ciecamente, cioè consegnare una parte di sé all'UNICEF significa avere la consapevolezza che quella piccola goccia andrà a finire non nel mare degli aiuti. Io spero, sapa, che questa credibilità ce la siamo un pochino guadagnata nel tempo e con veramente tanto tanto lavoro, perché essere una volontaria è comunque un impegno enorme, essere una volontaria dell'UNICEF richiede anche un grande amore e passione, perché noi cerchiamo sempre, essendo stati, insomma, nominati nella stessa convenzione quali garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, di premere verso le istituzioni anche in momenti difficili, e quello è il lavoro che magari si vede meno, il lavoro che si fa nelle scuole, il lavoro che si fa nella promozione, dove andate a farvi vedere, certo, con i banchetti, certo, per raccogliere fondi. Vabbè, ci sono le pigotte che è diventata una... Mi sento pigotta anche io, e penso che ti senti pigotta anche una tu. Una pigottona. Noi siamo le due amiche pigotte. Che sono bellissime. Io poi quest'anno, la pigotta che ho preso quest'anno, lo confesso, la mia pigotta è finita nelle mani della mia nipote Rosina, una bimba simpaticissima, l'ha vista, se n'è innamorata. Eh sì, ma è così. Non ho resistito, gliel'ho consegnata. Certo, la pigotta vive adesso a casa di tre bimbi meravigliosi. Perfetto, è questo proprio l'intento sì. della pigotta. Sì, amore a prima vista. E così noi quando facciamo i banchetti ce ne rendiamo conto, che magari arrivano le mamme che cercano la più bella, la più cosa, arriva la bimba, si innamora. Io ti ricordo, presi l'ultimo, quella che era rimasta. È vero. Io non sono per la...
è la come proprio in adozione. Difatti, difatti si dice adotta una pigotta, perché nell'adozione non è che vai lì e ti scegli un bambino come scegli un oggetto, ti viene dato come un dono quando partorisci un bambino. Ma ti ci affeziona, cosa incredibile, così, guarda, cioè, chi non l'ha mai vissuto? Cioè, sono piena di pigotte, poi da quando c'ho la nipote ti puoi immaginare. Sì, anche perché lo ricordiamo, le pigotte, poi parliamo dell'iniziativa del prossimo fine settimana, le pigotte vengono realizzate da persone impensabili, nel senso che, guarda, le ultime anche da profughi che erano ospitati, le ultime sono state o da bambini delle scuole, anziani, sì, dei centri cioè veramente passano anche persone perché magari l'hanno vista, sono brave magari nel cucito, dice posso fare la pigotta, dico come? No, la pigotta chiunque la, anche tu Dorotea ti puoi cimentare, io sono tua, come me, guarda, sono negata, una mancina corretta, quindi io cucio in maniera sono incredibile, sono negata per io, questi lavori qui, lo ammetto, però no, io pure siamo bravi in altre cose. A chiacchierà. Allora, 30 aprile, 1 maggio, l'Orchidea dell'Unicef, abbiamo sentito Lino Banfi, che sono tanti i testimonial dell'Unicef, se vuoi puoi citare, ma diciamo che oramai il volto legato, il volto no, più sì, importante legato all'immagine dell'Unicef. Sì. Sì. Allora, noi saremo in piazza, in diverse piazze, nel Teramano, a Teramo, in piazza Martiri della Libertà, diciamo davanti all'edicola del Corso San Giorgio, sì, perché adesso ci siamo dovuti adattare un pochino. Poi saremo a anche Isola del... c'è, voi siete lì sabato, primo mai, sì, pieno di sabato e domenica, c'è il mercato e c'è la maratonina, insomma, speriamo di avere tanta gente in questa maniera. Se il tempo è buono, il mercato a Teramo è frequentatissimo, il primo maggio il centro di Teramo, il primo maggio con la maratonina sappiamo cosa succede, per cui speriamo, dai, speriamo che vada, che ce la possiamo cavare. Questi fondi vengono raccolti e destinati? Appunto, come dicevo, ai bambini in pericolo. Questa volta proprio ci siamo voluti un pochino focalizzare su questo grossissimo problema. Noi siamo abituati al kit salvavita, no? Sì, quello comunque, una parte di quello deve essere comunque accantonato, perché purtroppo dobbiamo, come tutti i comitati nazionali UNICEF, deve essere accantonata una parte per l'emergenza, una parte per i progetti tradizionali ai quali non possiamo far mancare i fondi se stanno andando avanti bene, e una parte li dedicheremo appunto a questa nuova situazione, a questa emergenza. Questi bimbi in pericolo, cioè quali sono i rischi maggiori che corrono? Di scomparire? No? Sì, perché purtroppo in queste occasioni, in queste occasioni di emergenza che possono scomparendo, a quali rischi vanno incontro? Chiaramente, perché la malavita è quella che è sempre più organizzata di qualsiasi nazione, qualsiasi stato. Incredibile. Sono lì, sono pronti, però diciamo pure questo, che anche per esempio in Ecuador, come in altri posti, eccetera, così l'Unicef già c'è, per cui c'è non solo con i suoi personaggi che vengono da fuori, ma soprattutto con le associazioni locali, per cui loro hanno tutto l'interesse a che si formi subito questa catena. L'Unicef non deve arrivare, già c'è generalmente, già, certo. Sì, a meno che non viene colpita, a meno che non anche l'Unicef venga colpito. In teoria, secondo anche le regole sì, internazionali, i volontari, i soccorsi volontari, allora, non si toccano. Se non c'era l'immagine del bimbo morto sulla spiaggia, che è un'immagine per carità incredibile, nessuno si accorgeva che c'era la guerra in Siria, in maniera così. Noi erano 5 anni che dicevamo guardate che lì ci sono i campi profughi che non stanno scoppiando, eccetera, così c'è una guerra che va sostenuta, eccetera. Purtroppo ci abbiamo bisogno ancora di queste immagini forti per poter prendere coscienza della drammaticità di certe situazioni. Sì, sì, quello sicuramente. Purtroppo spesso sono i bambini quelli che toccano di più. Sono più inermi, sono fra l'altro anche più difficili da gestire, nello stesso tempo facili, perché sono quelli che si adattano meglio a una nuova situazione. Però comunque per poter arrivare a loro è difficile. Per questo noi generalmente, siccome sono sempre bambini che provengono da paesi musulmani con religioni diverse dalle nostre, gli diamo subito un punto dove praticare la loro religione, dove la religione è preponderante, insomma, ai ritmi della giornata, e la scuola.
capito? Sono i due punti dove religione, tu, fede e scuola. Poi anche dei momenti di gioco, perché attraverso il gioco tu riesci anche a vedere quali sono le paure che il bimbo, quali sono i traumi, capito? Perché insomma è difficile fare lì una terapia singola. Fino a che età un bambino è considerabile bambino, che può essere gestito e accudito, diciamo così, aiutato dall'UNICEF? Allora, l'UNICEF in teoria, perché la parola children va da 0 a 18 anni, poi noi dobbiamo fare la distinzione infanzia ed adolescenza, perché non abbiamo questo termine che unisce, quindi in teoria da 0 a 18 anni è compito dell'UNICEF. Fino a 18 fino anni. A 18 anni. È chiaro che la fascia d'età dove riusciamo a intervenire meglio è da 0 a 16 anni, 15-16 anni, anche perché questa maggiore età non è riconosciuta così dappertutto in tutti i paesi. Insomma. Ci sono, è vero, ci sono diverse situazioni. Un canone nostro, insomma, più occidentale, non so. Sì. Le orchidee si troveranno in un banchetto, dove abbiamo detto a Teramo, poi siamo noi vediamo sempre te, no? Come volto dell'UNICEF in provincia di Teramo, ma anche la sezione, la posso chiamare sezione, voi come siete? Sì, noi siamo volontarie, sì, siamo un gruppo, diciamo, di volontari, siamo tantissime, non siamo di Teramo, ci sono tutte, io vado perché loro si sentono supportate, dice vieni, anche perché me lo sento come dovere, onore ed onere, come dico sempre, no? Se sei in questa situazione, fai manovalanza, fai rappresentanza, fai un pochino di tutto. Tu sei andata anche in posti... Sì. Devo dire che veramente sono posti che ti cambiano la vita, perché insomma sono esperienze uniche, come te l'ho detto tante volte, l'immagine di un bambino che sta morendo, io l'ho visto per AIDS eccetera così, ma anche un bambino denutrito, credimi, è una cosa che ti rimane, prima di buttare un pezzetto di pane tu te lo dici vabbè farò. Perché poi siamo abituati a vedere le foto, ma la foto... No, quando sei a casa tua, vedi la foto, ovviamente non ti senti tocca, respirare. Però quando la foto si spegne, purtroppo passa. Invece quando vivi il contatto con chi... Allora, a parte lo vedi ed è una cosa, un'immagine che non si può descrivere proprio come immagine. Ma l'impotenza di fronte. L'impotenza e poi c'è un respiro affannoso, cioè una cosa, credimi, incredibile. Perché io sono andata per un progetto sull'AIDS, però poi insomma ti scontri in quei posti anche con altre situazioni, c'è il colera, c'è di tutto. C'è di tutto, purtroppo i più deboli sono sempre loro, i bambini. Eh sì. È incredibile poter pensare che si possa, io tutte le volte che mi parlate non tanto delle malattie, ma di malnutrizione, sì. che nel mondo si buttiamo, muore di fame. Buttiamo per far rimanere i prezzi alti, magari. È incredibile, cioè sembra impossibile da ascoltare una cosa del genere. Non sembra impossibile, ma tu pensa che ci sono dei posti dove pur di mettere dentro qualcosa, magari raccolgono sabbia, erba, eccetera. Per poter mangiare. Pur di avere la sensazione di sazietà. Di Beh, avete capito perché è importante aiutare l'UNICEF, ma tutte quelle associazioni ovviamente che si occupano soprattutto dell'infanzia, perché vedere morire una persona è terribile, ma credo veder morire un bambino non è accettabile, non è accettabile, però purtroppo succede. C'è anche una sede di Teramo dell'UNICEF. Sì, c'è una sede in Via Torre Bruciata, noi siamo lì tutte le mattine sicuramente, poi 3 volte la settimana anche il pomeriggio e sabato mattina, perché purtroppo le volontarie siamo sempre di meno, i ragazzi che generalmente ci seguono arrivano il momento in cui vanno all'università e hanno bisogno di chi studia e chi lavora. Poi ci sono i giovani che magari stanno cercando lavoro e quindi magari lo trovano e noi siamo comunque sempre un po' scoperte, comunque dai, ce la facciamo. Anche perché nella sede UNICEF di Teramo, che si trova vicino a Piazza Sant'Anna, il vico è Via Torre Bruciata. Via Torre Bruciata, proprio la parte di Via Torre Bruciata, se uno vuole aiutare l'UNICEF non deve per forza aspettare le iniziative. Io devo dire che chiunque viene per varca la soglia dell'UNICEF, adesso in periodi di bomboniere, di comunione, eccetera, così, diventa volontario UNICEF, nel senso che si deve anche arrangiare. Si deve anche arrangiare un pochino da solo, perché noi non siamo commercianti, ci mettiamo tutto l'amore possibile. E quindi, ci sono però, tutti i gadget che... Però diciamo sempre, guardate, qui stanno le cose. Fate come volete, sono le famose tasse dell'UNICEF. L'importante è accogliere le persone. Che
vengono lì, che ti portano sicuramente, che sono ben disposte, e quindi tu le lasci, diciamo, quel minimo di psicologia che ho imparato in questi anni, capito? Devi ascoltare, guarda, veramente, credimi, quando soprattutto facciamo i banchetti oppure vengono persone all'Unicef, ci raccontano la loro vita, cioè in questo momento, credimi, dalle persone più impensate, eccetera, così ti hanno basta un attimo che tu gli dici, magari gli chiedi, signora si segga, oppure che le succede, perché io poi sono sempre in bicciona, ma non lo faccio, perché mi piace conoscere chi ho di fronte, capito? Anche un attimo, si apre un mondo. E si apre un mondo, mi raccontano tutte le loro cose, allora tu lì sei contenta che in qualche maniera l'hai aiutata, però ti senti anche impotente perché non sai come effettivamente fare. Sì, però già riuscire a confidarsi per chi comunque ne ha bisogno, sì, guarda, è il momento dei aiuto. Banchetti è il momento forse più bello, più creativo, bello. Sì, perché ne passano. Avete visto che tempo farà? Non scaramanzia, allora, non l'ho guardato per niente. Hai fatto bene, però c'è una certezza, credo, che peggio del fine settimana del ponte del 25 aprile non può essere. Quindi, dunque, insomma, siete il peggio, al di là, lì l'importante è che non piova, vabbè, il freddo così, poi sì. Un po' per tutti, anche per la maratonina, per tutti quanti, il primo insomma, maggio a Teramo è una giornata, ci deve stare il sole, per forza. Lei virtù, la maratonina, l'Unicef, abbiamo tutto quel giorno. Non ci facciamo mancare niente, volevo ricordare brevemente le altre piazze, siamo a Isola del Gran Sasso, nel viale che porta a San Gabriele, alla Basilica, siamo a Sant'Egidio presso la Casa della Musica, siamo a Roseto in due postazioni, una nella Chiesa del Sacro Cuore in Piazza Marta Pia, mi pare che si chiami la piazza, e poi a Montepagano di Roseto. Diversi al museo banchetti. E poi siccome ci sta questo specie di gemellaggio, cioè tra il Borsacchio e il museo di Montepagano, so che venderanno, quelle sono le mie nonnine delle pigotte, che si fanno anche le orchidee, saranno lì, che ci sta, mi pare, una manifestazione lungo il Borsacchio, insomma. Dunque non perdete questo appuntamento, sabato 30 aprile, domenica 1 maggio, scegli l'orchidea Unicef perché ci sono milioni di bambini in pericolo. È ora di piantarla. Giustamente, avete scelto questo slogan che si abbina bene sia col fiore che, insomma, è ora di piantarla soprattutto nel mettere in pericolo i bimbi e più indifesi. Okay. Che dobbiamo aggiungere? Penso un altro grazie a te. Allora, io intanto chiedo a Pietro, prima di salutare Amelia, di preparare di nuovo lo spot con Nonno Libero, in modo vero, in modo che dopo i nostri saluti, prima di passare all'altro spazio, alla pubblicità, ci lasciamo con il piccolo spot per le orchidee. Okay. Amelia, è sempre un piacere ritrovarti, grazie di cuore, grazie per quello che fai per i bambini, e ci vediamo sicuramente o sabato o domenica al banchetto dell'Unicef in Piazza Martiri della Libertà e in tutti gli altri punti che Amelia ci ha appena ricordato. Grazie. Grazie, grazie a te, grazie a voi tutti. Andiamo in pubblicità. Brava Sara, datti da fare, che ce ne vogliono tante di queste orchidee Unicef. Tu dici che ce la facciamo per il 30 aprile e 1 maggio? Sì che ce la facciamo, nonnolino! E ce la dobbiamo fare, sì. Sapete, al mondo ci sono milioni di bambini costretti a lavorare, comprati, venduti. Noi li dobbiamo proteggere. È ora di piantarla. Scegliete la vostra orchidea Unicef e ci aiuterete a salvare tutti questi bambini in pericolo. Giusto? Giusto. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina, l'altro ospite di questa mattina, Alfonso Di Sabatino Martina, buongiorno benvenuto. Buongiorno a voi, io ringrazio Alfonso voi. Di Sabatino Martina è consigliere comunale del gruppo Teramo Soprattutto, che conta tre consiglieri in consiglio comunale a Teramo, reduce anche lui da un consiglio caldo, un consiglio particolare, così è stato definito anche dai giornali, che c'è stato ieri mattina, poi la parte finale nel primo pomeriggio, che ha approvato con 17 voti della maggioranza il PEF, il piano economico e finanziario della Team. La particolarità del voto di Teramo Soprattutto, e mi corregga se sbaglio, sta nel fatto che Alfonso Di Sabatino Martina, che è il portavoce, il capogruppo, no? capogruppo. Ha dato un ultimatum di fatto al sindaco, alla maggioranza, sì. Una sorta di apertura di fiducia, votiamo questo documento importante, però è l'ultima volta che lo facciamo, se da domani in poi non si cambia rotta, non si cambia qualcosa in maggioranza, altrimenti, lei lo ha detto apertamente anche in un'intervista, noi il bilancio non lo votiamo. È esattamente, la riproduzione è fedele, è quello che è accaduto, e peraltro è accaduto dopo che, insomma, questa gestazione e questa maturazione di questa idea e di questa posizione
ovviamente non avviene per caso, non avviene in maniera così estemporanea, perché in politica nulla è estemporaneo, le cose vanno riflettute, ponderate e a volte anche sedate se necessita, almeno per chi come me fa la politica da qualche lustro ormai. Io credo che sia necessario dare un cambio di passo se è possibile, che ovviamente parte da lontano, perché io non sono neppure d'accordo con una restituzione data dal sindaco in consiglio comunale, gliel'ho detto anche in separata sede, ma lo dico qui senza alcuna velata polemica, questa consigliatura è nata male, è nata molto male, non per le ragioni che ha detto il sindaco nella sua replica legate all'estromissione di Fratelli d'Italia o alla successiva uscita dalla maggioranza della lista civica al Centro per Teramo. Questa giunta è nata male nel momento in cui è stata gestata, in cui è nata, perché ovviamente quella che era la lista alla quale io avevo predisposto insieme a qualche altro amico era stata immotivatamente estromessa dal novero di quelle che avessero dovuto avere una rappresentanza in giunta, e da lì sono innestati una serie di fattori che poi sono deflagrati nelle successive, diciamo, manifestazioni, ma era palpabile. E se io oggi avessi portato con me il documento letto il 29 di luglio del 2014 in Consiglio Comunale, temo che tutto quello che insomma lì è rappresentato, io non faccio il veggente, ma si è puntualmente verificato. Cioè, noi abbiamo vinto le elezioni, siamo stati molto bravi a vincere le elezioni in un contesto in cui il centrodestra perdeva ovunque, siamo anche subendo un accerchiamento, perché sostanzialmente avevamo perso la regione, avevamo perso la provincia, quindi la provincia è venuta dopo, ma comunque c'era già un clima di centrosinistra, e le abbiamo vinte, ma poi verosimilmente quello che sostenevo e che sostengo è che non siamo in grado di gestirle, perché verosimilmente le sei liste e quindi la frammentazione elettorale unita al fatto che qualcuno ha fatto probabilmente la voce grossa e ha usato un'arroganza e una tracotanza che in politica si paga, tutto questo ha determinato uno scollamento tra il Consiglio, il sindaco e la rappresentanza. Questo aspetto dell'arroganza da parte di qualcuno lo evidenzia in tutti i suoi interventi mediatici e pubblici durante il Consiglio comunale. Perché ho il compito, cara Dorotea, di guardare oltre e di non fermarmi. Cosa non gradisce nella, spero di non usare insomma termini, la gestione dei gruppi politici, dei gruppi consigliari, dei rapporti con il sindaco da parte di altre forze politiche? Non è un caso che si sia formato il mio gruppo di Teramo soprattutto, il quale con grande coraggio hanno fatto parte, hanno partecipato attivamente, perché noi siamo un gruppo orizzontale, sembrerà strano a qualcuno dove c'è una funzione gerarchico verticistica, ma noi abbiamo un rapporto estremamente franco. Ci sono Alberto Covelli, con Alberto Covelli e Alessia De Paolis. Alessia De Paolis. Ora, Alessia De Paolis, che è una persona molto per bene e che è stata capogruppo di Forza Italia insomma, per qualche anno, nonché esponente nell'ANCI nazionale, quindi ha avuto un ruolo attivo in Forza Italia. Se decide di lasciare un partito come Forza Italia per condividere un'esperienza con un quisque de popolo come me, qualche ragione ci dovrà pure essere. Se Alberto Covelli, che è persona molto capace, per bene, nuovo della politica, si è affacciato da poco, dopo un anno e mezzo comprende che c'è uno stallo sostanzialmente, perché tutto è legato alle solite logiche di palazzo che probabilmente non hanno più nulla a che vedere con la politica moderna, e abbandona NCD e viene con me, ci sarà un motivo. Ora, mi fa specie che coloro che fanno la politica tra virgolette di professione non abbiano compreso questa differenza rispetto al passato. La politica è cambiata molto. Io vengo da una scuola antica con la buonanima di Rino Silvino, ho avuto una frequentazione di 5-6 anni antecedenti rispetto al mio ingresso in campo, noi quante volte ce lo siamo detti. Insomma, e ho maturato una convinzione che verosimilmente quella politica ormai è completamente lontana. Poi si potrà discutere se questo è un bene o un male, ognuno ha le sue anche versioni romantiche dei fatti, ma è pur vero che oggi c'è uno scollamento, c'è una volontà di maggiore partecipazione, c'è una volontà di maggiore condivisione, cosa che peraltro tutti i consiglieri comunali lamentano. Allora, in questo contesto non si può pensare di non far digerire alcune scelte, atteso che oltre a quello che ho detto c'è la complessità tipica di un secondo mandato. Ma allora io dico, a maggior ragione occorreva. Tutte le giunte, i sindaci soffrono siamo il secondo mandato. Ma a maggior anche ragione. Dal punto di vista numerico, della maggioranza, dei mal di pancia all'interno. Ci sono tante è una fattori. Tendenza. Sì, sì, però a maggior ragione occorreva
un progetto condiviso con il Consiglio Comunale, che non sembrasse un cliché o una regia già predisposta, preconfezionata. Occorreva una condivisione completa e, se mi permette, forse anche come dire, più onesta delle problematiche che c'erano in questo secondo mandato. Cioè, bisognava fare un atto di grande verità, dice, stiamo in questa condizione, abbiamo vinto, ma verosimilmente abbiamo tanti problemi, dobbiamo in qualche modo, abbiamo la responsabilità di portare avanti questo mandato, a prescindere dai numeri, dalle cifre elettorali, maledette cifre elettorali, che sistematicamente venivano propinate come atto, ecco dove parlo, quando parlo di atto di forza c'è una ragione, cioè parliamo perché dei se numeri, tutto dei riconduciamo voti ai voti, al consenso, alla percentuale presa, senza considerare che la percentuale, senza la qualità, che mi hanno detto, io sono esperto di qualitometro, io non mi voglio arrogare qualità che non ho, ma voglio dire, viva Dio, che la politica una volta la facevano i migliori. Io capisco che siano cambiati i tempi e le assicuro che non è facile anche per me, non che io sia un migliore, ma credo di essere una persona normodotata, ma le assicuro che anche per me in Consiglio Comunale a volte si fa molta fatica, si fa molta fatica, perché oggettivamente io credo che tutti ci accorgiamo, queste cose non le diciamo, ma ce ne accorgiamo, che ci sia un cambiamento rispetto alla qualità degli attori che in qualche modo si occupavano di cosa pubblica. Allora, ieri, per prendere come esempio il Consiglio Comunale di ieri, al di l'anno della qualità, non possiamo giudicare ovviamente la qualità delle persone, ma giudichiamo i fatti. Ieri dovrebbero giudicarla quelli che fanno le liste. Ieri abbiamo però assistito a un Consiglio Comunale disordinato, al di là insomma degli interventi o della volontà o delle capacità, no, delle persone. A un certo punto non si capiva più nulla, soprattutto nelle fasi precedenti, no, sì, la votazione. C'è stato un po' di, sì, di confusione. Io l'ho definito, sì, un clima surreale, perché insomma, ripeto, avendo una frequentazione un po' datata del Consiglio Comunale e vedendo questo tipo di situazioni, sinceramente faccio fatica a pensare che ci siano le condizioni per andare molto avanti. E allora l'ho detto in maniera chiara, se questo deve essere il motivo, l'unico motivo che ci lega, il perché dobbiamo portare questa consigliatura avanti strascinandoci, usando questo, se mi consente, questo vezzo, io credo che insomma, sia più onesto e decoroso restituire la palla ai cittadini. La palla ai cittadini, però molti, non so se anche il suo parere, molti consiglieri, anche i cosiddetti malpancisti, non sono favorevoli al commissariamento, perché ricordiamo che se dovesse cadere l'amministrazione oggi si andrebbe ad un commissariamento che arriverebbe alla primavera del prossimo anno, no? data utile per votare. Vede, è evidente che il commissariamento è una fase patologica di una vita amministrativa, nessuno può disconoscere questo. Però secondo fatto. Lei è meglio un commissariamento che una situazione come questa? Ma per me non c'è ombra di dubbio, perché voglio dire, se dobbiamo arrivare a non ritrovarci nelle ragioni per le quali siamo stati assieme e avendo vinto una elezione, io credo che sia più decoroso e più onesto da parte di tutti chiudere questa esperienza amministrativa senza se, senza ma, perché insomma lo spettacolo anche di vedere. Il sindaco ha detto: io non vado avanti a dispetto dei santi. Sì, insomma, lo ha detto e mi auguro che poi lo faccia, perché insomma il sindaco in questa vicenda, e mi duole dirlo, è quello che forse ha meno responsabilità, sarò anche impopolare nel dirlo. Il sindaco ha una grande responsabilità nell'aver non fatto il sindaco quando doveva farlo 2 anni fa, poi ha provato a farlo dopo, ma non ci è riuscito, perché anche il rimpasso successivo, dove si sperava evidentemente nel nostro ingresso in giunta che potesse in qualche modo avere una figura, diciamo, di quasi di acquietamento delle forze più critiche o di sanità pubblica, anche lì era una restituzione che non ci è piaciuta. Cioè, noi non vogliamo un posto in giunta, ma non lo diciamo tanto per dire, perché ognuno di noi vive del suo, viva Dio, no? È un problema di quadratura complessiva di un cerchio. Se non c'è la quadratura, e lei mi deve spiegare perché uno deve sposare una causa che già ritiene che non sia corretta. Cioè, qui non è che uno deve fare per forza parte dell'esecutivo per fare politica, e non le sfugge questo, che la mia visibilità è decuplicata nonostante non sia più vice sindaco e solo a bilancio. Cioè, la politica non si fa in giunta, non si fa differenziandosi o usando distinguo rispetto al sindaco, cosa che molti assessori fanno e che non è tollerabile.
Anch'io ho avuto delle fasi in cui nella precedente consigliatura mi sono distinto rispetto al sindaco, sull'IMU, sui passi carrabili, sulla COSAP, ma su questioni dirimenti, importanti, che io come assessore al bilancio non potevo digerire in maniera asettica e ho preso una posizione distante e differente dal sindaco, salvo poi equipararmi alla maggioranza, altrimenti mi devo dimettere, non avevo altra alternativa. Ora qui si assiste sistematicamente ai distinguo degli assessori, uno sulla discarica, un altro sul sociale, un altro su un'altra questione che riguarda, non so, la pubblica illuminazione, faccio un esempio. Qui ognuno ha la voce autorevole, a loro dire, di poter dire quello che pensa. Io credo che invece non sia questo il tema. Io penso che se uno voglia fare politica non possa farlo all'interno di una giunta. La giunta è un organo collegiale. Lei infatti ha chiesto al sindaco intanto la convocazione immediata di un tavolo politico perché, ha detto lei, non si convoca oramai da tempo. Beh, dal 13 di marzo, da quando l'abbiamo richiesto. Lei ne fa una questione non tanto di giunta quanto di maggioranza? Assolutamente sì. Il problema è la maggioranza. Sulla giunta mi sono già espresso altre volte ed evito di ripetermi. Che è una giunta migliorabile, credo che insomma sia di pubblico dominio. Adesso manca un assessore che tra l'altro andrebbe... Ma chi l'ha detto che andrebbe rimpiazzato? Ma anche qui... Usiamo il condizionale. Ma andrebbe, ma lei crede che sia davvero questo il tema? Il tema è un altro, il tema è che qui occorre fare uno stravolgimento del comune. Allora iniziamo dal dire che bisogna ruotare le deleghe di giunta, ruotarle tutte. Chi non ha funzionato va ruotato. Non esistono dei capisaldi da non toccare, non esistono gli intoccabili, anche perché si dà adito a retropensieri che noi non vogliamo stimolare. Più un rimpasto di deleghe che anche di nomi. Anche di deleghe e laddove necessario di nomi. Cioè deve essere una analisi, come si dice in gergo aziendalistico, SWOT, no? Cioè di costi, benefici, di punti di forza e di debolezza, di ogni assessore. Nessuno è vergine, nessuno è escluso, nessuno è immune da giudizi, soprattutto da parte di chi? Della maggioranza e del sindaco. Allora io credo che da questo punto di vista, se ci sono le reali condizioni, certo che ci vuole forza, ci vogliono attributi, ci vuole coraggio, ci vuole anche un po' di capacità di uscire fuori dall'angolo, ma se questo non c'è, noi non ci stiamo più, non ci stiamo più. Il bilancio arriva in consiglio? Consiglio, per capire anche i tempi più o meno che avete per cercare di ricucire. Credo sia a metà maggio, ma il tavolo politico è una cosa che andava convocata, noi lo chiediamo al 13 di marzo, oggi siamo al 27 di aprile, cioè voglio dire è passato un mese e mezzo, non si può pensare di andare avanti tirando a campare, è uno spettacolo davvero indecoroso che noi non dobbiamo offrire, altrimenti rischieremmo di commettere l'errore che la giunta Sperandio ha commesso nel secondo mandato e poi non ha rivinto quel centro-sinistra, non ha più vinto in questa città per 15 anni, perché poi la gente queste cose se le ricorda. Guardi, io sono perfettamente consapevole anche di un altro aspetto che non mi sfugge, è evidente che non paga staccare la spina all'amministrazione, cioè io non faccio il boia o il killer di Brucchi, anche perché tra l'altro io sono fortemente legato al sindaco, da un'amicizia che prescinde dalla politica ed è molto più sincera di quella che alcuni capi bastione gli, come dire, in qualche modo vogliono fargli sembrare di avere nei suoi confronti. E il sindaco questo lo sa perfettamente. Il problema è che chiaramente c'è anche un limite al decoro, alla dignità, che secondo me non va superato, perché la dignità non ha prezzo, neppure politico per quanto mi riguarda. Poi per chi lo deve fare di professione ce l'avrà, per me non ce l'ha. Dunque per mettere dei... Allora intanto andiamo a leggere i messaggi. Caro Dodo, per un attimo ho pensato che se avessi staccato la spina a questa farsa ti avrei votata alle prossime elezioni qualora ti fossi presentato come sindaco. Poi ho sentito che invece si continuerà ad andare avanti con i se e con i ma. No, ma non, guardi, io ringrazio la disponibilità potenziale. Prenda nota di un voto. Della disponibilità potenziale, però voglio dire, io ho fatto un percorso, ho già detto che la politica ha bisogno di tempi, i tempi li ho dettati, non posso tagliarmi la faccia. Io le leggo questo messaggio, sì. Mi sembra un po' forte, noi lei sa, insomma, a meno che non sono offensivi della persona, giudizi anche pesanti li mandiamo in onda, perché è il parere della gente che sono i nostri telespettatori, ma sono anche i vostri elettori. Difficoltà alcuna. Teramo è morto e voi siete gli assassini alla parità della maggioranza. Non conoscete la dignità di tenere fede ad un'idea.
Beh, ma io però questo non l'ho capito, che sia la parità della maggioranza, non ho capito cosa. Allora, loro sono maggioranza nel senso che sono stati eletti no, con questa non maggioranza. Non capisco Assassini sono... alla parità della maggioranza, non capisco. Evidentemente magari chi scrive questo messaggio pensa che lei abbia appoggiato la maggioranza come, cioè, venga da una posizione di minoranza. No, D'Alfonso Sabatino Martini è stato eletto Beh, vabbè, con il centrodestra atto. Ed è rimasto in maggioranza a prescindere di dai essere... distinguo. Ma io insomma ricordo, perché qualcuno, forse nonostante io abbia qualche anno e anche qualche tempo di frequentazione delle assise, vedo che qualcuno non ha memoria lunga. Allora vorrei che gli ricordassi, insomma, che gli ricordasse anche lei se può, che io vengo dall'UDC, che era un partito bifronte, e ho fatto sempre alleanze di centrodestra, quindi mi si continua a attribuire. Vista la mia età mi ricordo un sacco di cose di Sabatino. Prendo atto che per qualcuno ancora sia inaffidabile. Forse questa patente di inaffidabilità la dovrebbe attribuire a qualcuno che è stabilmente nel centrodestra, ma che sistematicamente fa accordi a Isola di centrosinistra, a Martinsicuro di centrosinistra, a Roseto di centrosinistra. Singolare, vero? Io e che sono dell'UDC, che per definizione lei non fa nomi e cognomi, no, ma adesso è come davvero, se l'avesse fatto facendo questi riferimenti. Questo è davvero singolare. Allora, c'era un altro messaggio, lo possiamo sono disposto leggere. A riconquistare sempre la patente di affidabilità. Allora, volta. Tutti abbiamo capito che siamo giunti al termine di un'epoca politica cittadina. Dodo l'ha capito. Ora gli occorre solo un po' di cinismo per rompere la ragnatela che ha avvolto la nostra città. Hai le capacità e i valori per regalarci una nuova opportunità. È un'investitura abbastanza pesante. Caro Dodo, ti vedo bene, anzi no, benissimo come sindaco, lo dice Ottavio, che poi tra l'altro il suo nome è uno di quelli che, insomma, il totosindaco in questo momento. Io non partecipo alle autocandidature, qualcuno mi ha detto che mi sono autocandidato, io non ho mai detto di volermi candidare al sindaco, lo ha detto con troppa bontà il mio amico Alberto Covelli, ma è un discorso che è in itinere, voglio dire, fare il sindaco di una città non è uno scherzo. Io ieri ho detto, lo dico pubblicamente, che la capacità che ha il sindaco Brucchi di resistenza e di mantenimento anche di un self-control in momenti in cui sarebbe difficile farlo è una delle doti principali che lui detiene, perché ha una capacità di mediazione, a dispetto di questo aspetto burbero, ha una capacità di mediazione che è senza, veramente difficilmente rinvenibile nell'animo umano. Però dico pure che poi a volte gli attribuisco un troppo attendismo, perché il sindaco deve pure fare il sindaco, cioè deve anche arrabbiarsi ogni tanto per sbattere i pugni e deve anche cacciare qualcuno dalla sua stanza se necessita, è giusto che lo faccia, e deve anche rimuovere qualche assessore che è intemperante. Non gli può consentire di continuare a stare dove sta. Scusi, lei continua a parlare di assessori intemperanti. E come no? Si riferisce? Mi riferisco a chi fa le intemperanze. Ce ne sono più d'uno. Ce n'è più d'uno che più d'uno. Usa avere intemperanze. Con atteggiamenti altri che poco ortodossi per quanto mi riguarda. Credo che lei abbia dato senso di responsabilità e rispetto a tanti altri. In futuro avrà da raccogliere i frutti. Il malcontento è dettato dalle poltrone, non dal bene della città. Il sindaco va sostenuto, il commissariamento metterebbe in ginocchio la città. È un'opinione da rispettare, che io però condivido fino a un certo punto. Forse un politico può parlare così, ma assolutamente no un economista. Io credo che ci sia bisogno di guardare in faccia la realtà. Perché qua si evoca, allora sembrerebbe che si evochi il commissariamento come il male assoluto, no? Teramo l'ha avuto intanto il commissario, okay. Lo ricordiamo, okay. Quanti mesi dopo le dimissioni di Chiodi? 10 che si candidò 10 mesi. Da agosto 2008 fino a... Sì. No, nemmeno 10 mesi, meno perché poi meno, si votò a dicembre, sì. Sono sì. Stati 6 mesi mi pare. Si votò a dicembre e poi fu un'elezione in cui io non fui eletto per 26 voti, quindi la ricordo bene. Però voglio dire... Il commissariamento è chiaro che è una fase patologica, ma non può neppure essere il principio non può neppure passare che quello di per evitare il commissariamento ci dobbiamo mangiare qualunque minestra abbiamo. Lei capisce che non funziona così, no? Cioè, per quanto ci riguarda non funziona così, perché, ripeto, non si può assistere alle scene dove bisogna rintracciare il consigliere, telefonargli, vedere se viene, capire cosa fa. Cioè, la mediazione in politica fa parte della quotidianità, ma non la mediazione del minuto. Se noi ogni minuto dobbiamo negoziare, dobbiamo mediare su qualunque aspetto, come si fa ad amministrare? Domando, secondo me la politica non può essere distinta dalla fase amministrativa,
la fase amministrativa, è vero che dice il sindaco, dice i cantieri ci sono, i lavori li facciamo, l'amministrazione non ha problemi, ma non è vero neppure questo, non è vero neppure questo, perché su scelte importanti, per esempio il master plan, ma veramente pensiamo che si possa affidare il dibattito a questa maggioranza che non ha un unicum? Una maggioranza si definisce tale nel momento in cui ha, non dico una condivisione totale, perché con 6 liste, peraltro oggi 7, sarebbe anche difficile, poi 7 si deve vedere quando ne sono, perché secondo me se andiamo a vedere bene in alcuni gruppi c'è più frammentazione che di quello che pensiamo. Però l'appartenenza ufficiale è quella che conta da un punto di vista dei numeri. Poi noi dobbiamo registrare i fatti e giustamente lei mi richiama i fatti. I numeri dicono quello, lei poi mi richiama i fatti, le questioni interne le conosce. I distinguo interni sono tantissimi, allora voglio dire, è chiaro. Allora, alle prossime elezioni ci ricorderemo di quelle persone che saltano di ramo in ramo. Va bene, quale sarebbe il ramo nel quale dovrei saltare? Perché io sono anche pesante, quindi deve essere un ramo solido, altrimenti rischia che lo spezziamo il ramo. Secondo lei è giusto che si continui a pagare 800.000 euro e per il percolato senza fare niente? Buongiorno, la questione della discarica è tornata tra l'altro di grandissima attualità proprio perché i conti vanno ad incidere anche... Lo so bene. Sulle casse dell'amministrazione lo so bene, questo problema lo conosco benissimo, è un problema annoso che viene da una mancata chiusura della discarica, per la quale soluzioni ci sono solo nel risparmio delle risorse correnti. È inutile che si continui a evocare scelte miracolistiche su chiusure con mutui o cose di questo genere che non sono oggi possibili al bilancio del Comune di Teramo. Il bilancio del Comune di Teramo è un bilancio rigido. Io avrei piacere, purtroppo anche lì la memoria spesso è corta, che si andassero a vedere tutte le varie, i vari interventi fatti negli anni dal sottoscritto ad ogni relazione di bilancio. Io parlavo, annoiavo per circa 1 ora e mezza a 2 su ogni relazione al bilancio. E tra le varie cose c'era il tema della rigidità del bilancio, della riduzione delle spese correnti, del fatto che dovessero liberarsi risorse disponibili per andare a impattare sulla struttura dei costi del comune. Cose che poi io parlavo e sistematicamente non erano così ben recepite, evidentemente. E quindi col senno di poi è anche giusto che io non abbia rivestito più quel ruolo, perché non sono stato così capace di incidere. Chiedo a Dodo, che è persona intelligente, ma è possibile che il Comune di Teramo continui a fare debiti a scapito dei cittadini? Situazioni opache e confuse con la Team che non si definiscono perché... Teramo è stanca, Dodo è coerente, ma servono questi assessori e sono capaci? Ce lo chiede Gabri. Non c'è dubbio, situazioni di Teramo è stata per noi una croce e delizia, più croce che delizia onestamente, ma non per la Teramo in sé, perché evidentemente tante situazioni sono state probabilmente anche oggetto di una gestione non efficace, diciamocelo, perché poi... Insomma, il costo della TIA è schizzato, il porta a porta a quei benefici che doveva dare in termini non ecologici, perché lì ha dato benefici, e anche educazione rispetto all'ambiente, su quello non c'è dubbio che li abbia dati, ma rispetto ai costi non li ha dati, perché ha creato anzi purtroppo un aumento esponenziale dei costi della raccolta, che poi purtroppo è stato ribaltato sulla tariffa e quindi sui cittadini. E questo è un evidente motivo che non ci aiuta. Facciamo un po' di dietrologia, però è anche l'occasione per ricordare Lino Silvino che non c'è più e che comunque ha formato diversi politici teramani. Adesso sono magari in partiti diversi, in gruppi diversi, però molti di loro sono tra virgolette figli politici di Lino Silvino. Perché lei lasciò Lino Silvino? Perché Lino, proprio perché noi avevamo un partito molto ondivago e avevamo una chiara connotazione di centrodestra. Di centrodestra, almeno in questa regione di centrodestra, Lino forse, chissà, col senno di poi in maniera anticipata rispetto al sottoscritto, ebbe a capire che alcuni atteggiamenti di alcuni membri del centrodestra non gli stessero più a genio e ebbe il coraggio di fare una scelta diversa. Il partito lo pugnalò in qualche modo perché poi lo sfiduciò 12 giorni prima, 15 giorni prima della presentazione delle liste. Io non avevo ancora capito probabilmente della inaffidabilità di alcuni elementi di questo centrodestra e rimasi nell'UDC convintamente pensando che quel partito dovesse avere una collocazione diciamo paritetica a quella che aveva avuto nelle precedenti esperienze amministrative. E lì ci,
ci divise per un periodo, ci divise, insomma, anche le esperienze personali furono un po' strade diverse, belligeranti, però poi ritrovammo subito una sintonia, dopo circa un anno e mezzo, insomma, tant'è che un po' Lino poi ci chiarimmo, stemmo a cena. Però il problema vero è che lui aveva puntava, poi insomma c'era la candidatura di Paolo Albi, che voi sapete era persona a lui molto vicina, in qualche modo fu anche influenzato da questo e quindi puntava fortemente a questo tipo di diversa collocazione politica del partito, che poi il partito a livello nazionale non ebbe mai, tra l'altro, perché poi insomma l'UDC di fatto non è mai andato, salvo adesso in questa esperienza renziana, ma che è un po' un'esperienza anche, se vogliamo, diversa rispetto a quella dei tempi. Hai detto bene, la dignità non ha prezzo, bravo Dodo, gli altri hanno ancora dignità per governare a Teramo, non si vergognano, se ti candidi ti voteremo. Brucchi ha troppa pazienza, ci vuole la frusta, mi sembra un po' esagerato, però come metafora diciamo che la possiamo accettare, non il commissariamento. Ho capito, ci vuole la frusta, non il commissariamento, la metafora l'accettiamo, ma la frusta Brucchi la deve tirare fuori. Se la tira fuori, vediamo di dargli una mano a usarla. Noi insomma non siamo per la non violenza, evidentemente, questa è una battuta. Però è chiaro che dobbiamo pensare a cercare di avere un minimo di dignità per trovare le ragioni dello stare assieme. Cioè, le ragioni dello stare assieme non significa posti in giunta, perché qualcuno gli sfugge questo concetto, no? Perché vedo anche chi gli salta di ramo in ramo. Noi abbiamo, allora, Popolari con Teramo, un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, viene estromessa dal novero di coloro che debbono avere posti giunta. Al sottoscritto viene offerto pubblicamente di rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio, al posto di mio zio Milton. Io lo rifiuto e lo rispedisco al mittente, perché sarebbe significato per il sottoscritto un comodo accomodamento, se mi permette, sulla sedia di Presidente del Consiglio, quindi di arbitro, un comodo percepimento di una somma pari a circa 2.300 euro mensili e un sereno abbandono della mia lista, perché chiaramente avrei precluso qualunque possibilità al primo dei non eletti, agli altri, di entrare in amministrazione, perché non mi sarei dovuto dimettere. Quindi sarebbe stato per me comodissimo, meno per la lista che avevo costruito, ma per me comodissimo. E qualcuno in maniera egoistica mi diceva: ma accetta. Mi scusi, lei non ha accettato perché lo vedeva come un contentino. Vedevo come un contentino, vedevo come una violazione. Non ha mai nascosto che si aspettava comunque un posto in giunta come gruppo. No, non mi aspettavo il ruolo di vice sindaco con delega bilancio e finanze e patrimonio. E patrimonio, perché avevo chiesto anche la delega al patrimonio, perché volevo fare una gestione efficace, efficiente ed economica del patrimonio. Quindi avevo chiesto delle deleghe più ampie e il ruolo che mi competeva, anche perché il risultato elettorale della mia lista sfugge a qualcuno del 6,5%. E era superiore a quella della lista di Brucchi, era di poco inferiore a quella della lista di Mauro Dalmazio, assessore regionale, il 6,7, ed era inferiore di un punto a Forza Italia, il 7,5. Quindi credo che insomma la mia lista abbia fatto una bellissima figura, no? Abbia ben figurato in mezzo a assessori regionali uscenti, deputati, sindaci e quant'altro. Ora, non è stata reputata quella lista non meritevole, perché c'era una spaccatura, presunta spaccatura mai esistita, perché Sbraccia era un consigliere eletto legittimamente dal popolo, che aveva fatto un'altra scelta, ma era un consigliere. Gli altri, se avessimo votato, avrebbero votato 31 volte per il sottoscritto. Peraltro in riunioni pubbliche questo avveniva. Quindi è stata utilizzata una scusa per non attribuire un ruolo. Poi il sottoscritto è stato cercato di marginalizzare in ogni modo, perché era una voce critica, era uno che insomma credo che conosca un po' le nomenclature del sistema, conosce un po' la struttura del comune. Invece il caso ha voluto, che poi la vita è in certe volte è beffarda, che non solo non sono rimasto isolato, ma ho aggregato attorno a me delle persone. D'incanto a ottobre si costituisce Teramo Soprattutto dell'anno dopo, ottobre 2015, e io ridivento centrale nella politica teramana per i nostri amici del centrodestra. Allora, lei capisce che non è molto serio questo percorso, no? Perché se uno vale se prima, vale dopo, è perché si utilizzano solo i numeri, allora utilizziamo i numeri. Se utilizziamo i numeri, oggi paradossalmente i numeri li posso utilizzare anch'io. Beh sì, allora, vede, i suoi davvero tre voti adesso fanno davvero la singolare differenza. Perché poi il gioco forza succede, che si sfilaccia, si crea Fratelli d'Italia, si sfilacciano i gruppi, succede che
Allora, non ho votato Brucchi, ma mi chiedo, tutto questo accanimento a far cadere la giunta, il continuo attacco alla giunta itinerante, eccetera, mi chiedo, qualcuno dall'opposizione ha un piano di recupero crediti per poter sostenere per esempio le manutenzioni? Se i soldi non ci sono, la futura giunta dove li prenderà? La futura giunta li prenderà stravolgendo il bilancio, rifacendolo da capo con delle scelte di coraggio e con delle scelte in funzione di quelli che sono i bisogni reali della città. Vorrei far notare ai cittadini teramani che la sinistra, dovunque ha governato, basta guardare a Roma Marino ed in Italia Renzi, ha fatto solo disastri, sanno solo criticare ma risolvere i problemi mai, come i 5 Stelle. Ovviamente Dodo Di Sabatino Martini, ricordiamo, al momento non è né un consigliere di centrosinistra, no. Soprattutto non è mai stato un consigliere di opposizione. Io sono di centro, per la verità, sono moderato. No, collocato in maggioranza da sempre, da quando, in maggioranza critica, ma lei non è mai uscito dalla maggioranza con un atto ufficiale, insomma, al di là del... Ci uscirò prossimo consiglio se non ci sarà questo tavolo politico e se non ci saranno le condizioni per ripartire. Da chiaro che votando contro il bilancio si esce dalla maggioranza, è una conseguenza. Ma se il bilancio normale non passa, si torna a casa. Ma il bilancio non passa, lei è così sicura che non passi? Guardi che allora, visto che lei prima faceva riferimento ai voti, sì. Ieri 17 voti, i due consiglieri che hanno abbandonato la maggioranza del gruppo di Mauro Di Dalmazio l'hanno abbandonata? Ne è sicura? Allora, io sto ai fatti, non a quello che succede nelle segrete stanze. Mi permetta, perché guardi, ufficialmente questo, hanno dichiarato l'abbandono della maggioranza e ieri hanno abbandonato l'aula al momento del voto. Lei mi ha interrotto in una fase decisiva del mio racconto, perché eravamo a ottobre, eravamo arrivati, sì. Fratelli d'Italia esce, si sfilaccia e si crea, poi esce della civica, ma noi eravamo già esistenti e avevamo già declinato la seconda offerta, quindi sottoscritto declina offerte a go-go. Declina l'offerta 2 anni fa da Popolare con la Presidenza del Consiglio, declina l'offerta di rientrare senza una rivisitazione organica della Giunta. Lei ricorderà quel documento che io ho rimesso a gennaio scorso, che è un documento duro, dove si dicono alcune cose, dove si dicono che gli assessorati non sono appannaggio di gruppi, dove si dice che l'assessore fa riferimento al sindaco e alla maggioranza e non al capobastione, dove si dicono una serie di questioni che sono imprescindibili. Sì, per andare avanti. Però per tornare ai numeri, lei perché sostiene che se tanto mi dà tanto e se i numeri perché non sono... Perché lei esclude che qualcuno possa rientrare. È ovvio che nella vita e credo anche in politica potrebbe anche succedere che il PD vota il bilancio, cioè per andare nell'assunto. Questo lo vedo molto però poco però se dovesse succedere però non c'è una legge che lo vieta. Però lei non escluda che qualcuno possa rientrare, glielo dico da politico di lungo corso, perché è più verosimile che qualcuno possa rientrare che non che noi votiamo il bilancio. Perché lei non crede in una svolta di questa maggioranza? L'ha chiesta il sindaco, bene o male? La spero, l'ho chiesta. Diciamo che l'ha promesso, però insomma ha fatto capire che ha intenzione comunque di percorrerlo. Ma anche perché il sindaco credo che abbia la percezione reale del momento che viviamo. Io credo che ce l'abbia, credo che abbia compreso che questo è davvero l'ultima chiamata. Ma non è perché lo dico io, è perché oggettivamente non ci sono le condizioni. Cioè noi avevamo chiesto un azzeramento della giunta, una ricostituzione. Cioè, questo rimpasto, pseudo rimpasto di giunta, era servito esclusivamente per far entrare noi. E lei crede che sia comune e usuale, lo dico ai miei delatori, è usuale che un assessore, vice sindaco, in astinenza da poltrona da 2 anni, rifiuti prima il Presidente del Consiglio e poi il Vice Sindaco, con più deleghe? E addirittura c'era una ipotesi anche di altri incarichi, purché noi rientrassimo. È usuale? No, domando. Io voglio vedere quanti facciano la stessa cosa apposta, perché poi sa, il cittadino è, anche su questo bisognerebbe ragionare, no? Perché poi insomma il fenomeno della corruzione esiste, perché c'è un corrotto e un corruttore, no? Ovvio, no, perché qui la bilateralità degli eventi dobbiamo ricostruirla, perché sono anche dei rapporti di serietà, cioè non esiste la corruzione che si autogenera, il corrotto è deprecabile perché è un delinquente, un lestofante, va arrestato. Ma esiste anche il corruttore, non dimentichiamocelo, perché se no in questo paese rischiamo sistematicamente di fare la caccia alle streghe, ma non eliminiamo il problema in nuce, alla radice, che il problema è la questione morale, l'etica, anche dei cittadini. Quindi nei distinguo i cittadini dovrebbero avere un minimo di capacità di percezione. Io capisco che è tutto imbastardito, che c'è l'antipolitica, che c'è un clima di sfiducia. Adesso c'è un momento. Io lo capisco, di sfiducia, Però ragazzi, bisogna capire che gettare l'acqua sporca col bambino non è possibile. Non è possibile.
Andiamo avanti, purtroppo il tempo è volato, cerchiamo di leggere gli altri messaggi che sono arrivati. Quando si è dimesso l'assessore di Giovan Giacomo, Dodo ha dichiarato che al posto del sindaco si sarebbe dimesso. Caro Dodo, la città è in forte degrado e questa amministrazione è stata fallimentare. Hai la possibilità di staccare la spina per il bene collettivo. Torniamo a votare con candidati professionalmente validi. Così sarà un tira campare con contentini per questo e per quell'assessore senza nessuna svolta e nessun cambiamento. Stacca la spina. Evidentemente qualcuno la pensa come me. Non parliamo di colore politico. Teramo ha in giunta persone incapaci, sostiene chi scrive questo messaggio. Sono giochetti di potere. Quindi la qualità serve. Secondo qualcuno serve la qualità. Quindi non sono un visionario. Questo è già un momento... No, mi conforta che interpreti anche il pensiero di qualche concittadino che forse... Lì forse in maniera apodittica è anche troppo, come dire, orizzontale... da un giudizio sommario su una serie di persone. È chiaro che ci sono dei distinguo, perché in giunta sono persone di grande qualità, non ci sono solo somari, ok, per essere chiaro, ma ci sono persone che onestamente, politicamente hanno dimostrato di non avere gli attributi e le capacità per gestire la cosa pubblica. E non è un reato dirlo, perché la politica non è un mestiere, non è un mestiere, lo dobbiamo capire. Se continuiamo a pensare che possiamo ancora recitare una, come dire, una litania e una liturgia che appartiene alle segrete stanze della politica, noi commettiamo prima ancora che un danno alla cittadina, lo commettiamo a noi stessi, perché perdiamo di credibilità e di autorevolezza. Allora, torniamo a lei, mi fanno cenno che ci sono altri messaggi, ma come diciamo sempre, quando se siete un amministratore che abbia delle deleghe o sia solo un consigliere, ovviamente no, cittadini... Meglio consigliere al giorno. Allora, torniamo alle isole ecologiche, 500.000 euro di ricavo materiale, prime 700.000 euro di spese per il porta a porta, si spende un botto, questo è il risultato. PS, caro Dodo, la ruota gira, tornando da te, la sinistra tornano da te, la sinistra ove hanno governato nei comuni hanno fatto solo disastri. Capito, faremo una cosa nuova, vuol dire che se così è faremo una cosa di centro. Chi è uscito ieri si dovrebbe solo vergognare, si può far commissariare una città che ha tantissimi problemi? Ma chi è uscito ieri? Io non sono uscito, noi eravamo in aula, abbiamo garantito il numero... Per Brucchi, numero ultima chiamata alle armi, Dodo è un signore, non si è venduto. Troppo buono. Abbiamo terminato. Io con preferisco i far parlare i fatti, le parole, sono anche abile con le parole, però i fatti sono... Io nel mio primo... manifesto elettorale, mi ricordo perché nel 2000 ormai sono passati tanti anni. Allora, si nota chiaramente che il dottor Di Sabatino sia più interessato a fare il sindaco piuttosto che risolvere i problemi teramani. No, invece posso assicurare al cittadino che è più probabile che io non lo faccia il sindaco, che non mi risolvi i problemi teramani, ho cercato di risolverli, spero di esserci in qualche modo riuscito. Poi, sai, ognuno di noi ha due popoli, per cui è normale che abbiamo persone che hanno una visione del sottoscritto e un'altra non mi fa specie. No, dicevo, il motto elettorale, la concretezza, la forza delle parole, la concretezza dei fatti. Perché è vero che uno può essere abile nelle parole, però è altrettanto vero che poi devono seguire tanti fatti. Io credo che nella mia breve esistenza politica e professionale qualche fatto... Di averlo fatto prima seguire. Di salutarla le chiedo quali sono le tappe che adesso si aspetta dal sindaco, perché ha dichiarato più di una volta oggi, e poi tra l'altro c'era ieri anche una dichiarazione del centrosinistra per bocca di Gianguido Aberdo che in qualche modo un po' l'ha attaccata dicendo che è l'ennesimo, ultimatum che lei dà secondo il centrosinistra a questa amministrazione, che ultimatum significa ultimatum proprio, cioè nel senso che è l'ultima volta. Gianguido fa bene il suo facendo intendere che magari anche in passato ha detto è l'ultima chance per il sindaco. Io in questo magari vediamo le registrazioni, non l'ho detto in questi termini, sono stato critico, ho usato i distinguo, a volte mi sono astenuto, altre volte, qualche volta credo di aver votato anche contro un paio di volte. Insomma, questo è proprio l'ultimatum vero, quello che... Questo è una... la politica ha dei tempi e questo è ovviamente l'ultimatum definitivo. Dunque, cosa si aspetta domani per dire, no? Mi aspetto che il sindaco convochi in maniera... urgentissima un tavolo politico con i rappresentanti delle forze in campo, dove chiaramente si dimostri la buona volontà e l'intenzione di risettare, di dirsi in maniera molto anche veemente quello che non è andato, e da lì se ci sono le ragioni per condividere un percorso. E chiaramente non può non mancare la prospettiva, cioè se qualcuno pensa
in maniera secondo me inopportuna, che il sottoscritto sia disposto a tenere in vita questa amministrazione laddove sia necessario o sia possibile per i prossimi 3-4 mesi fino ad arrivare a ottobre, per poi aspettare il referendum costituzionale e poi decidere cosa fare, perché bisogna capire che fa Renzi, che fa... Questo a me non interessa, sia chiaro, eh? Cioè, o c'è una risposta di prospettiva anche su quello che sarà l'investitura al futuro sindaco, su quello che sarà il discorso che riguarda chiaramente la città, non le poltrone, perché io non devo fare il sindaco a dispetto dei santi, Brucchi non lo deve fare a dispetto dei santi oggi, io non lo devo fare domani. Cioè, il problema è, se ci sono le condizioni, guardate che fare il sindaco è, tra virgolette, mi si passi il termine, quanto di peggio uno possa augurare al miglior amico. Perché fare il sindaco significa avere l'onore di essere la prima carica istituzionale di una città, ed è una cosa bellissima, perché non c'è parlamentare col quale io abbia parlato nei miei anni dell'UDC. Ricordo su tutti l'onorevole De Poli, che attualmente è senatore questore all'Assemblea del Senato, e mi diceva: io ho fatto l'europarlamentare, 4 volte il deputato, ho fatto il presidente di commissione in Senato, ho fatto il consigliere regionale, l'assessore regionale alla sanità, ma la cosa che più ricordo con grande piacere è quando sono stato per 3 volte sindaco di Carmignano del Brenta, comune del Padovano. Quindi è impagabile l'incarico di sindaco, ma è anche vero che bisogna essere consapevoli delle complessità e della vita civile che si sottrae a se stessa, alla propria famiglia, ai propri affetti, alla famiglia e alla professione, e si dedica alla cosa pubblica. Quindi non è una cosa che si fa per ambizione personale, chi lo fa solo per quello, ma è un irresponsabile, no? Perché non uno che fa il sindaco perché deve ogni giorno sentir parlare di sé, perché si può vivere anche senza sentir parlare di sé, si vive anche meglio per certi versi, perché se uno va al bagno e dice: è andato al bagno il sindaco, no? Perché ormai esatto, poi viviamo un voyeurismo che è micidiale, no? Allora io credo che ci sia un atteggiamento che debba essere, tornando al discorso di prima, di prospettiva. Se tutto questo si riuscirà a creare, evidentemente non è che qualcuno cerchi il pretesto si per andrà mandare avanti a casa questa se non si crea, invece, se non si crea, almeno per quanto vi per riguarda, quanto ci riguarda, non votate il bilancio. Non voteremo il bilancio. Okay. E in automatico passerete in minoranza. Beh, è una, sarebbe, una conseguenza. Okay. Sarebbe, insomma, quanto di più ipocrita e difficilmente anche decifrabile uno potesse fare. Non votare il bilancio e restare in maggioranza sarebbe il massimo delle contraddizioni. Insomma. Io la ringrazio, grazie per aver accettato il nostro invito. Sempre buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo ovviamente per tutto. Arrivederci, grazie. Grazie ad Alfonso Di Sabatino Martina, grazie anche a voi per l'attenzione. Prima di tutto torna domani mattina con Serena Suriani. Buona giornata.